Continua a stupire con i suoi tanti appuntamenti lungo Fiume Boulevard di Cosenza. La rassegna di arte, musica, spettacolo in Movida in Salsa Abruzia trova il suo punto di forza nel progetto della residenza artistica Box Art. Di arte collettiva è l'esperimento dell'artista toscana Virginia Zanetti, che utilizza la cava di pietra di Zumpano per preparare l'opera in movimento I Pilastri della Terra. Se tutte le persone insieme fanno la verticale, per cui è un'azione individuale che si somma però ad altre e quindi diventa collettiva, si crea un'immagine di pilastri. Ribaltando l'immagine, per esempio fotografica, sembra che le persone stiano sostenendo il mondo. Sulle sponde del fiume Crati l'amministrazione comunale pensa anche ai più piccoli. Tra le iniziative ludiche nell'area loro dedicata è stata organizzata la caccia al tesoro con il re Alarico. Il gioco ha divertito e incuriosito i bambini che per l'occasione hanno vestito i panni di Visigoti, Bretti e Romani. Lungo Fiume Boulevard ormai è una garanzia culturale in città che accontenta le esigenze di tutti. Anche la buona musica si incontra con l'arte nel secondo appuntamento della rassegna Playbox. Ad incantare il pubblico l'esecuzione jazz del sassofonista americano Ryan Kilgore, che fa rivivere con il suo sax le atmosfere magiche della musica di Stevie Wonder. Concerto basato su pezzi originali di Ryan Kilgore, che è il sassofonista ufficiale della band di Stevie Wonder. E nella band poi ci sono altri musicisti calabresi, però abbiamo anche l'onore e il piacere di suonare, oltre che con Ryan, con Andrea Satomi Bertorelli, pianista e tastierista della band di Mario Biondi, nonché compositore e autore di diversi brani di Mario.